Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi. Uomini e donne, Gemma Galgani a centro studio nel trono over, ma dopo poco scoppia la lite con Tina Cipollari. Cosa è successo? Era ormai da un po' di tempo che Gemma Galgani non si sedeva al centro dello studio di Uomini e Donne per raccontare le sue sensazioni e le sue vicende amorose. Una delle ultime volte era stata duramente ripresa da Gianni Sperti e poi da Maria De Filippi stessa, tanto che si era pensato ad un abbandono della dama. Le cose poi, lentamente, si sono appianate, ma Gemma non è mai più stata particolarmente al centro dell'attenzione nel trono over. Almeno fino a oggi. Pare infatti che, grazie alle anticipazioni di Uomini e Donne, ci siano notizie interessanti proprio in merito ad una sua conoscenza e ad una nuova litigata con Tina Cipollari. Uomini e Donne, Gemma Galgani torna a centro studio, ma scoppia il caos. La storia di Gemma dentro il programma di Uomini e Donne è nota ai fan. Dalla lunga storia d'amore con Giorgio Manetti, passando per la relazione con Marco Firpo, alla mancata scelta dentro al castello organizzata per lei da Rocco Fredella. Insomma, negli anni la Galgani ha appassionato il pubblico del programma con tante storie d'amore intense e rocambolesche. Ad accompagnare ogni sua storia c'è sempre stato il commento di Tina Cipollari. Non credendo in lei, era pronta a far notare ogni incongruenza e ogni incoerenza che caratterizzava le sue storie. Da un po' di tempo a questa parte però Gemma non è più stata al centro dell'attenzione. Sono lontani i tempi in cui il trono over si apriva categoricamente con un SURVM dietro le quinte, uno sfogo e le sue storie. Con il passare del tempo sono comparsi nuovi volti a tenere banco, come quello di Ida Platano, Roberta Di Padua, Armando Incarnato, Riccardo Guarnieri e tanti altri. Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, nella registrazione dell'11 marzo che noi vedremo in onda tra qualche tempo, Gemma è tornata a centro studio per parlare della frequentazione con un cavaliere che, però, non la convinse più di tanto. Non sembra sia scattata la scintilla, ma la Galgani vorrebbe comunque continuare a frequentarlo. Proprio su questo punto si è scatenata la bagarre in studio. Tina Cipollari ha iniziato a discutere con Gemma dicendole che se non prova un sentimento è inutile che continui e che se lo fa è solo per visibilità e per stare a centro studio. Ha concordato anche Gianni Sperti dicendo che è evidente che lo faccia tanto per fare e per aver qualcuno. Gemma, dal canto suo, pare si sia difesa dicendo di volersi dare una possibilità. Come andrà a finire? Bisognerà aspettare per scoprirlo.